Buongiorno, qua Agustin, sono il presidente di Le Group. Le Group, noi siamo un'azienda che lavora l'export, facciamo le vendite internazionali da più da 12 anni, vendiamo da tutto il mondo, specialmente prodotti alimentari, riso, pasta, pesce in scatole e tanti prodotti che si vedono in supermercati all'estero, fuori dall'Italia. Anche prima di questi 12 anni, io personalmente sono stato gerente di esportazione e vendite all'estero per gruppi importanti italiani come la Doimo Arredamenti, che fabbrica mobili al Treviso, come il gruppo Fiat, che fabbrica delle autopezzi da tutto il mondo, e le macchine Fiat. E anche lavorato per Ardesia e altri prodotti e produttori italiani all'estero, fuori dall'Italia. In questo mio processo, che ho seguito un po' tutto il cammino della globalizzazione, sono rimasto al 2018, 2 anni fa, quando ho deciso di fare uno stop alla globalizzazione e ho deciso di cambiare la forma di lavoro delle group. Perché io sono iniziato in Italia e dopo, con il tempo, mi sono un po' trasferito all'estero, 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 come è successo con tante altre aziende nel mondo, un po' seguendo la moda, tutto quello che è successo nel mondo, ok? Non è esclusività delle group. Ma nel 2018 ho deciso cambiare, ho deciso, guarda, io sono italiano, io voglio lavorare con prodotti italiani. Perché? Perché i prodotti italiani sono famosi per la sua eccellenza in servizio e la sua perfetta qualità. Ok? So, così io ho deciso, ok, adesso devo lavorare con prodotti italiani. Così dal 2018 sono a cercare sempre questi fornitori che hanno questo bello prodotto e anche questa eccellenza in servizio, che è l'eccellenza in servizio alla italiana. In questa ricerca, per far crescere le group, per sviluppare i nostri affari all'estero, mi sono trovato col signor Angelo La Rosa. Signor Angelo La Rosa è il proprietario e fondatore del gruppo ALR Mediterraneo. Il gruppo ALR Mediterraneo si è iniziato nel 1990 e ha un sistema bellissimo di organizzare tutte aziende diverse in un stesso sistema dove tutti noi possiamo lavorare queste vendite all'estero come gruppo. E come funziona? Tante volte io adesso parlo a piccoli imprenditori, aziende che hanno fine non più di 500 impiegati, ok? Di 5 a 500 impiegati, che sono tantissime. Tante volte tu che fabbrichi il tuo cioccolato nella tua fabbrica o la fabbrica di pasta, di tanti prodotti meravigliosi che ci sono in Italia, ok? Vedi, ma tu vai da tutto il mondo e c'è sempre la Ferrero Rocher, c'è la Fiat, c'è la pasta Barilla, ci sono tutte quelle marche famose italiane che sono dappertutto, ma tu non stai lì. Perché? Perché queste aziende sono troppo grandi e loro hanno il suo proprio dipartimento di export, che loro hanno anche i suoi propri uffici all'estero e tante di queste aziende neanche sono italiane più, sono già comprate come la Parmalat, penso che è già un'azienda francese, non sono neanche italiane più, ma ancora usano il nome Italia, perché è dove si sono state originate, ok? Bene, dentro di questo progetto mi sono trovato con il signor Angelo La Rosa e mi sono affascinato dal suo sistema che è già esistente da 30 anni, sono 30 anni di sviluppo. Anche lui, come io, abbiamo avuto questa esperienza nel commercio esteriore e c'è una forma che è quella che anch'io credo che tra le group, con le marketing e le vendite all'estero e con la ALR, con gli acquisti, è tutta questa sistematizzazione delle questioni pratiche dell'export, perché tante volte vediamo che il governo italiano, per esempio, che adesso ha 1.000 miliardi di investizioni, tante volte i governi fanno la promozione del prodotto italiano, fanno la spiegazione che il vino siciliano è molto buono, che la pasta dalla Toscana è bellissima, ma non c'è un'attività pratica efficiente per davvero portare questi prodotti all'estero. E qua siamo noi in questa bellissima associazione tra le group e il gruppo LR, che adesso siamo già a lavorare come il gruppo ALR. Il gruppo ALR, cosa facciamo? Noi offriamo a tutti questi imprenditori, fabbricanti, produttori in Italia lo stesso servizio che hanno queste multinazionali.
è lo stesso servizio, ma lo facciamo noi mettendo insieme tanti produttori diversi. Cosa significa? Se un'azienda con 100 impiegati vuole avere il suo dipartimento d'export, non è possibile, non c'è struttura per così, ma se mettiamo insieme 100 aziende diverse, con 2.000 euro ognuno, una volta che tu ti diventi socio collaboratore, possiamo strutturare un sistema dove offriamo lo stesso servizio che la Barilla ce l'ha, che la Fiat ce l'ha, che la Doemo ce l'ha, perché loro hanno uffici da tutto il mondo, hanno queste strutture loro stesso per farle. Così la facciamo noi. Come? Mettendo tutto insieme. E quali sono questi servizi? È tutto che voi avete bisogno per fare l'export. L'export sembra semplice, ma non è. È molto complicato e tante volte costa di più vendere che ricevere. Ci sono elementi finanziari, le vendite sono in monete straniere, ci sono questioni culturali, di lingua. Noi facciamo i pacchetti in lingue diverse, in arabo, in inglese, in francese. Ci sono, per esempio, questioni culturali che dobbiamo spiegare come mai i prodotti italiani arrivano a questa eccellenza in servizio, perché c'è una famiglia che lo produce, perché c'è una storia. Noi invitiamo i clienti a conoscere la storia, a visitare l'azienda. Tutto quello è lavoro di marketing, di vendite. Dopo c'è anche la questione della consolidazione, per esempio. Come mai aziende grandi riescono ad avere il suo loro prodotto in tanti posti all'estero? Perché loro hanno volumi che gli permettono fare una logistica semplice a un costo basso. Se noi mettiamo tanti produttori insieme, possiamo riuscire ad avere gli stessi costi. Quella è la parte logistica, la consolidazione di merce, di carico, per esempio. E dopo c'è questa questione che è meravigliosa, che è buonissima, delle boutique italiane. Faremo boutique a tutti i posti strategici del mondo dove ci saranno campionature e venditori che saranno a spiegare il loro prodotto all'estero. Così noi aiutiamo non solo con la promozione, non solo con spiegare, ma anche esecutando questa esportazione. Così le aziende piccole non hanno bisogno di grandi cambiamenti per partecipare anche di questo bellissimo e grandioso mercato globale che, le buone notizie, ha una domanda assolutamente grande di servizi e qualità alla italiana, servizi italiani, italiani genuini, prodotti in Italia, con la qualità italiana e anche con il servizio italiano che, parlando dei prodotti alimentari, per esempio, che è la mia specialità da 12 anni. Io faccio vendite molto grandi di prodotti alimentari all'estero. La questione non è una questione di costo, è anche di come cucinare, la qualità, la nutrizione, ok? Siamo molto contento con questa iniziativa del signor Angelo La Rosa. Siamo molto entusiasmati a iniziare questo progetto e vi chiedo a tutti di scrivere all'email che c'è qua scritto nella descrizione del video e anche il finale e anche di chiamarti per telefono per più chiarimenti. Benvenuti tutti al mondo ALR, al mondo della eccellenza in qualità e anche in servizio, dove puoi avere un'espansione e una crescita in produzione e in vendite a livelli assolutamente grandi, ma dobbiamo farla bene dall'inizio. Non c'è come sistemare una cosa che non comincia bene nell'export. Si deve iniziare bene dall'inizio. Ok? Siamo molto contenti. Benvenuti a tutti a chi hanno interesse in sapere di più. Vi prego di contattarci. È stato un piacere. Di nuovo qua Augustin Caceres e io sono il rappresentante del settore di marketing, di vendite al commercio esteriore. Io ho già girato tutto il mondo un paio di volte, faccio affari con la Cina, con la India, con il Brasile, con l'Argentina, con l'Africa, con Dubai, Oriente Medio, ho fatto ferie alimentari a Dubai tante volte, a Chicago, Stati Uniti, conosco tutta l'America, ho clienti e adesso fornitore è quello che stiamo organizzare. Siamo a centralizzare le nostre operazioni produttive in Italia. C'è tanta possibilità, c'è tanta domanda, c'è tanta opportunità, ma vi prego di contattarci prima, iscriversi come socio collaboratore e così iniziamo il lavoro. Lo più presto possibile, lo più presto i risultati ci saranno.
un piacere, grazie e benvenuti a tutti, va bene? Un saluto, ciao ciao!